Ciao piccini cosmici e benvenuti nuovamente in questo canale. Qui parlo di magia ai tempi della filosofia e il cielo della Vergine che passa su di noi, la luna stroboscopica che incanta i marinai e la costellazione dell'addio, la Vergine che passa su di noi. Balliamoci la vita, amore mio, domani non ci sei. Eh sì, perché è così. E c'è poi questa canzone, vabbè, è una canzone di Masini, quindi c'è sempre quel lato un po' drammatico, tipico di lui, che è della Vergine, quindi canta canzone, che dice: sulle spiagge di settembre c'è la solita agonia degli amori di passaggio che domani vanno via. Triste, no? Il fatto che finisca l'estate, anche. Allora direte no, perché questa estate è stato micidiale, un caldo infernale. Sì, anch'io sono d'accordo su questo, no? Quando il caldo è troppo, però è anche vero che l'estate è quella stagione che, insomma, ai ragazzi piace, ai bambini piace, se si è ragazzi, bambini, insomma, non può non piacerti. Poi è il periodo delle vacanze, sei all'aperto. Ora, quest'estate l'abbiamo vissuta, io non so voi come l'abbiate vissuta esattamente, certo che è stata chiaramente un'estate anomala, quella prima del 2020 un po' meno quasi, perché già si pensava wow, via, no? Vi ricordate, no? Che era finito tutto il l'ambaradan. Mentre adesso, che dire, insomma, l'abbiamo vissuta forse con molta più attenzione, perché insomma è strano, no? Da una parte, no? Io un po' così tra parentesi mi dico, ma dico una cosa molto semplice, sarà anche banale, però i vaccini, tanta gente che si vaccina, eppure siamo lì, nel senso che la sensazione, quello che ci si dice è che siamo comunque in pericolo. Vabbè, c'è la variante Delta, eccetera, naturalmente si può dire anche questo, figuriamoci. Allora, non sono un medico, perché se non sei un medico non devi parlare. Se non hai studiato letteratura italiana all'università, non parlare, perché non sai cos'è la lingua italiana, eccetera, eccetera, scherzo. Vabbè, niente, mi diverto. Allora, è meglio divertirsi, no? Perché visto che il mondo è un disastro, cerchiamo... Io mi diverto con un po', poi c'è l'umorismo un po' del cielo, della Vergine, perché la Vergine ha un suo umorismo. La Vergine è un segno anche scettico, che ha una sua, però si diverte. Vabbè, comunque, di che cosa vi voglio parlare? Voglio portare avanti il discorso, perché direte, vabbè, questo qua, bla bla bla, però... allora, porto avanti il discorso iniziato tanto tempo fa, no, non tanto tempo fa, sto andando abbastanza velocemente, a proposito... della relazione fra i pianeti, cioè gli aspetti, i famosi aspetti. Gli aspetti che sono importanti, si possono prendere certamente pezzo per pezzo, poi naturalmente devi assemblare. Sapete, l'astrologia è un po' come un puzzle, ci sono tanti pezzettini, li guardi e poi li devi collegare e mettere insieme. È un gioco fatto così. Allora, il canale, questo è analitico, inevitabilmente non si può fare nient'altro, come a scuola, impariamo i verbi, le coniugazioni, l'articolo, eccetera, no? L'aggettivo, si impara così. E poi però diventa scrittura, e c'è una scrittura, poi bisogna avere una visione sempre di insieme, mi raccomando, alla fine ricordatevi che una cosa può essere quella, sì, però non deve fuorviarvi, dovete sempre pensare, ma c'è qualcos'altro che può equilibrare, bilanciare, mitigare o anche amplificare o peggiorare, dipende da tante cose. Comunque, allora, come ho già spiegato, gli aspetti sono relazioni fra i pianeti. Siamo all'interno di questo campo di calcio. A me piace, l'ho già detto, no? La metafora calcistica, perché mio padre è calciatore. Ora, è un campo di calcio un po' strano, con delle regole tutte su, prima di tutto è rotondo, cosa stranissima, poi è un circuito. Potrebbe dire anche che più che un circuito di Formula 1, ci sono le automobiline, le palline, così, vabbè.
Comunque, c'è un gioco di pianeti che si relazionano fra di loro, oppure si può immaginare anche una sorta di biliardo, no? Tac, tiri proprio quella, la stecca, la pallina, e in questo senso il biliardo ci fa proprio pensare agli aspetti, perché se tiri bene riesci a colpire la pallina. E qui è la stessa cosa, in positivo o in negativo, all'interno del tema natale. Ora, ci sono in effetti gli aspetti, allora, vi ricordo naturalmente, come sempre, semplicissimo, che il cerchio è a 360 gradi, quindi l'unità di misura che utilizziamo per parlare degli aspetti, per parlare dell'astrologia, è sempre il grado, e quindi quando si parla di pianeti relazionati fra di loro si parla di una distanza in gradi. Ora, ci sono delle distanze che portano ad un aspetto positivo. 120 gradi di distanza, con un certo arrotondamento, che vedete un po' voi quello che vi piace. Scherzo, questo all'inizio l'avevo detto 7 gradi, vabbè, ma volendo, ma anche di più, voi fate tranquillamente il vostro tema natale, tanto nessuno lo fa più a mano. Avevo un allievo che ha voluto, cioè a tutti, un ragazzo che è giovane, proprio, voleva fare a tutti, e abbiamo passato delle ore con le matite colorate a distanza, a fare tutto il disegno, perché lui voleva fare, ma bellissimo, fantastico, una bella cosa, no? Che non facevo da secoli ormai. Però tanto voi, come la pizza, no? cioè andate a prendere la pizza, ve la portano a casa, no? Fast food, cioè anche lì è la stessa cosa, cioè astrosic, astrodienst, cioè, vi dà il 120 gradi di distanza, comunque quella è la distanza fondamentale, e questo è il trigono, che è un bel rapporto, passa bene l'energia, scoppiettante, scintillante, è una corrente che passa bene, c'è il campo, no? ti sento benissimo, guarda, mi sembra che sei qui davanti a me proprio, ti potrei baciare, abbracciare, ma meglio di no, perché è meglio non toccarsi, perché sappiamo che, vabbè, a meno che non ti sei fatto 10 vaccinazioni, scherzo sempre, no? Per giocare sempre, visto, rimanendo un po' sempre immersi nel tema attuale. Vabbè, comunque 120 gradi, aspetto il trigono. Poi ci sono i 60 gradi, che è un sestile, distanza di 60 gradi, aspetto pure positivo. Semisestile 30 gradi, pure positivo. Diciamo che diminuisce la forza, i 120 gradi sono quelli più potenti, 60 gradi un po' più debole, 30 gradi ancora più debole. Poi ci sarebbe effettivamente, accorciando sempre di più, si potrebbe dire la congiunzione, che io la tengo sempre alla fine come un fatto, però in effetti, volendo, è un aspetto che possiamo dire sicuramente positivo, certo non negativo. Poi chiaramente dipende, può darsi che ci sia un'agglomerazione, un insieme di pianeti così esagerato che, non so, è una roba che trabocca ed è troppo forte, a volte il troppo struppia, si sa, no? E può essere, ma non è detto, può darsi, diciamo che là dove siano tanti pianeti, lì sia una grande forza, che bisogna dire questo, cioè proprio una grande potenza, e quindi sei potente in una certa direzione. Ora, per certi versi, vi dirò, è quasi meglio avere i pianeti sparsi, per certi versi, poi dipende, perché uno dice sì, vabbè, ma io ho un sacco di quadrature, ed è vero, a volte io vedo dei temi natali, forse qualcuno di voi ce l'ha così, dove io vedo praticamente quadrature, cioè proprio quattro quadrature, non ci sono ancora arrivato, comunque le quadrature, quattro quadrature, ma adesso forse è meglio che prima lo dico, dopo parlo di questo, cioè vedo un sacco di scontri e dici, vabbè, non è il massimo della vita, è difficile, però è interessante anche avere tante sfaccettature diverse, è difficile, però rende la persona molto ricca. Insomma, ognuno ha le sue cose, eh? Ognuno ha le sue capacità, ognuno ha i suoi talenti e bisogna sfruttare quello che si ha. Comunque adesso arrivo alla quadratura, anzi prima all'opposizione, 180 gradi di distanza, distanza fra cosa? Fra pianeti, certamente. Scusate, oggi vi sto raccontando la cosa un po', cioè tenendo conto del fatto che l'ho raccontato già tantissime altre volte, però naturalmente è chiaro, vi ricordo che quando si parla di distanze, si parla di distanze fra corpi, fra astri, perlomeno due sono il minimo indispensabile. Se non sono due, non c'è l'aspetto. Due, oppure possono essercene due qua, uno qua, due, tre, uno, insomma, dipende, no? Basta che ce ne siano almeno due. Ok, 180 gradi di distanza fra corpi. Scontro diretto.
Ok, grave, dipende, sì, cioè non passa l'energia, non passa, non c'è campo, non ti sento, no? Parla più forte, ma non c'è campo, ma sono in mezzo al deserto del Nevada, non sento niente. Vabbè, insomma, è un po' così. 180 gradi, c'è una separazione, c'è un contrasto fra i pianeti. E poi 90 gradi, come stavo dicendo prima, quadratura, anche lì, e qui ritorno a dire quello che stavo dicendo. Sapete che mi si stanno spaccando le mie bacchette? Anche questa, no, però per ora ancora vivo. A volte ci sono temi natali, effettivamente, dove c'è proprio, è tutta la quadratura, cioè quadrato tra qui e qui, per dire, quadrato, 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 cioè tutto 90 gradi. E poi per giunta i pianeti creano anche opposizioni, quindi si crea anche da vedersi una croce, no? O una X, diciamo X più bello, tipo X, cioè X Factor. No, in quel caso lì non è tanto bello. Allora, più tipo X-Men o X-Men, avete presente i super... è già più bello. No, comunque, è lì, è certo, è complicato, però non è neanche poi così... Cioè, dipende. Naturalmente può essere complesso il fatto di avere tante opposizioni, quadrature, opposizioni. C'è qualcos'altro? No. Per me questi sono gli aspetti fondamentali. Poi, volendo, potete... immaginarvene altre, 150 gradi, certe ne parlano, oppure quello che vi piace, no? 63 gradi, inventatene voi qualcuno, 52 secondo me, non lo so, per dire, ma scherzo, è anche qui. Comunque questi sono quelli che io prendo in considerazione. Allora, abbiamo parlato, cioè ho parlato della relazione fra la Luna e tutti gli altri corpi, di questo ho parlato. Insomma, sto andando abbastanza veloce, devo dire la verità. Non me l'aspettavo neanche da me stesso. ho parlato di che cosa ho parlato? Non mi ricordo neanche più. Allora, sì, di Mercurio. Mercurio pure è relazionato a tutti gli altri corpi. E adesso è il turno di Venere. Venere in relazione con il Sole, Venere in relazione con Marte. E poi, naturalmente, compreso, perché ne avevo già parlato prima, partendo dall'altro pianeta, Venere in relazione con Mercurio e Venere in relazione con Venere, perché avevo parlato, scusate, con la Luna, perché ho già parlato di Mercurio e la Luna. Adesso è arrivato il momento di parlare di Giove, che si trova qui oltre questa scia, questa striscia, no, di asteroidi. No? Qui da un punto di vista astronomico, così, dopo Marte, ci sono tantissimi asteroidi, probabilmente un pianeta che si è spaccato, si è spappolato, si è disintegrato, è possibile. Qui è interessante perché qualcuno mi chiedeva, potrebbe darsi che si scopriranno nuovi pianeti, che si possano scoprire nuovi pianeti, questo sì, ma dal punto di vista astrologico non sono utili. Anche appunto qui la fascia degli asteroidi non è utile da un punto di vista astrologico, anche se volendo si potrebbe pensare, ma comunque vedete che nella struttura a noi bastano e avanzano 12 corpi, tra cui c'è anche X e Y che sono misteriosi, già spiegato, ma dovrei fare anche un video a proposito, ma credo che l'avessi già fatto, però tornare su X e Y che comunque mi esaltano, basta, mi piacciono perché sono interessanti, anche se di qui non sappiamo l'orbita, nonostante qualcuno possa dire, X è Eris che è un corpo ed è quello, ognuno ha le sue idee, però io non lo so, aspetto ulteriori informazioni più chiare. Allora, detto questo, parliamo di Venere in relazione con Giove. Ora, questa relazione la troviamo all'interno della struttura dello zodiaco, dove il Toro, vedete che qua c'è Giove e c'è Venere. C'è in qualche altro punto? No. Quindi, questo è interessante guardare le cose in questo modo, perché il segno ci racconta, ci porge il significato della cosa. Ora, chiaramente questa associazione è molto forte, cioè, chiaramente, dipende se lo sai, perché? Perché tutti e due i pianeti rappresentano fortuna. Giove è la fortuna proprio in generale, no? Generale, Giove, generale, generale, dietro la collina. No, generale è Giove, gioia, giubilo, gloria, godimento, gaudio, è la facilitazione della vita, è la discesa, è l'abbraccio, Giove è abbracciante, orale, è la gola. E la gola cosa fa? Abbraccia, no? Inghiottiamo il cibo, oppure emaniamo dei suoni, come sto facendo io, adesso, si emanano dei suoni e comunque è un abbraccio, cioè, la tua gola abbraccia
la vibrazione, è uno strumento la gola tra l'altro, che è doppio, è a corda e a fiato, l'unico strumento fatto così, che ce l'abbiamo noi uomini, no? Esseri umani, fantastico, no? Perché non c'è nella, in un modo artificiale. Quindi, Giove è fortuna, Venere è anche fortuna, a livello minore, ma comunque è fortuna, tenete conto di questo. Quindi pensate quanto effettivamente il Toro è in sé fortunato, a Giove e Venere dalla sua parte, tutte e due. Naturalmente questo è l'archetipo, poi tanti di voi diranno, no, io sono del Toro, non sono sfigato, o sfigata, è possibile, possibile. Ma tendenzialmente il Toro gode come godimento, Giove come godimento, di questi pianeti che sono bellissimi. Del resto il momento stagionale è il cuore della primavera, cosa c'è di più bello? Meglio dell'estate, l'estate è bella, però fa caldissimo, e c'è la primavera quando tutto si apre, c'è la speranza di vita, l'impollinazione, questo è il momento del Toro. Quindi questi due pianeti vanno molto d'accordo. Ora, questo Giove che cosa fa? È una cassa di risonanza, illumina Venere, quindi rende questa Venere, diciamo, ancora più bella, diciamo, è quasi tautologico dire così, perché Venere è anche già bellezza, o comunque è estetica. Non è detto che Venere segnali per forza che una persona è bella, no? In assoluto. Certo, Venere è Afrodite, quindi è la bellezza, però naturalmente per bellezza poi si intende tante possibilità del nostro modo di apparire fisicamente. Diciamo, quella persona non è bella, quella persona è brutta, quella persona è normale, questo è la nostra soggettività, è la nostra cultura, ed è così. C'è una sorta di oggettività all'interno della soggettività, ma, e vi ricordo, anche tutto relativo, perché è giusto pensarlo così. In assoluto, cioè, da una parte è inutile essere ipocriti, non è relativo perché noi vediamo, diciamo, quella persona è bella, no, quella persona no, non è bella, insomma, si fanno queste distinzioni. Però ad ognuno di noi piace anche un certo tipo di persona, non sei il mio tipo, anche se sei bionda e hai gli occhi azzurri, per dire, cioè, anche se sei formosa, non sei il mio tipo anche se sei palestrato, ma può essere, cioè, mi piace di più quello un po' più magro, con gli occhiali da intellettuale, insomma, ognuno ha i suoi gusti. Ed è giusto anche che sia così, grazie a Dio, perché poi la bellezza sta nel gesto, non è una statua, una cosa ferma, immobile, morta, no? Determinata, definita, cioè che sta lì finita. No, la bellezza è gesto, così aggiungo a favore della bellezza, secondo me, autentica. Poi Venere è la donna. Poi in questo periodo si parla molto della donna, sappiamo, tenendo quello che sta succedendo in Afghanistan, insomma, anche di tutti i problemi legati al femminile, quando finiranno i problemi del femminile, che sono veramente antichissimi, ma non si vede fine a questa cosa. Quando è che ci sarà veramente parità in questo mondo, punto e basta, senza che l'uomo approfitti o conculti la donna, la schiacci, sia prepotente, la voglia col burka o così, non far vedere i capelli, questo possesso, no? Proprio come se fosse appunto un oggetto proprio, no? Un mio oggetto, una mia cosa. È un mondo fatto così e grazie a Dio viviamo, almeno qui, no? Dove abito io, o dove abitate voi, credo, spero, cioè, non so, non penso che mi state ascoltando da certe regioni, insomma, viviamo in un mondo dove almeno a chiazza di leopardo c'è almeno la comprensione, la coscienza che c'è qualcosa che non va, eventualmente, anche quando c'è maschilismo, misoginia, oppure il femminicidio, insomma, tutte cose che ci sono, perché l'uomo, tenete conto anche di questo fatto, visto che sto parlando di Venere, le donne vengono da Venere, gli uomini vengono da Marte, lo sappiamo tutti, no? Ci sono anche i libricini, sembra un giochetto, ma è una verità, è anche quello, è semplice, ma è vero. Le donne, cioè il femminile, anche che è dentro un uomo, Venere, non può essere distruttivo, perché Venere è femminile, certo, ed è l'amore, ed è la bellezza, è amore anche. Quindi da lì cosa deve sorgere di negativo? Ma ben poco. A volte l'amore, sì, è possessivo, anche lì, poi
allora non è più amore, probabilmente, perché se diventa possessione è qualcos'altro, probabilmente, non è amore. L'amore è lasciare libera l'altra persona, cioè è la, ma è anche verso tutto, no? Tutto quello che noi amiamo è libero, no? Va per conto suo. Poi noi lo inseguiamo, lo abbracciamo, ci relazioniamo, però è qualcosa che non possediamo. Questo lo sanno bene i filosofi, cioè il filosofo, filosofia vuol dire amare Sofia, che è un po' come la donna, Sofia è la saggezza, ma la ami ma non ce l'hai. Chi è che ha qualcosa? Il sapiente, io so tutto, quindi quello c'ha le cose. Ovviamente abbiamo bisogno anche di sapienti, perché no? Ma il filosofo è qualcuno che continua ad amare, il suo amore continua a rinnovarsi, quindi non può mai smettere di rincorrere la conoscenza e non la vuole neanche imprigionare. Poi ci sono filosofi, vi dico la verità, che poi lo fanno, ed è anche normale che sia così. Allora, qui il discorso diventerebbe un po' più complesso, però rimanendo a un livello più basico, il filosofo è quello. E così si può essere filosofi anche nell'amore, cioè ami ma lasci libero, no? L'altra persona è libera. Venere, Marte, invece gli uomini vengono Marte, e gli uomini, Marte è il dio della guerra, è Ares. Certo, è necessario Marte, la forza, l'energia, la vitalità, l'entusiasmo, l'impeto, se non ce l'avessimo saremmo dei budini, abbiamo bisogno di questo tipo di forza. Però, certo, porta anche a distruzione, viene da lì, per questo gli uomini sono quelli che fanno le guerre, sono quelli che si maciullavano la prima guerra mondiale, che non voleva, tutti i giovani che venivano mandati al macello, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, parliamo delle guerre mondiali. Mica volevano, però venivano mandati i maschi, non le donne. Per rispetto nei confronti della donna, sì, ma anche perché gli uomini, certo, perché gli uomini fisicamente sono, diciamo, se vogliamo, più adatti, no? Per così dire, hanno una forza fisica tendenzialmente maggiore. E poi sono i maschi che fanno la guerra, comunque sono i capi di Stato, no? Che decidono, dalla Casa Bianca, facciamo così, eccetera, eccetera. Insomma, il mondo è fatto così. E anche adesso vediamo quanto ci sia tutto questo ancora, e quando troverà una soluzione vanno a sapere. Comunque, mi sto un po' dilungando, ritornando alla questione di Venere, però così vi parlo anche un po' dei pianeti, Venere, Giove, che vi dicevo sono relazionati qui nel Toro, Venere prende bellezza da Giove, infatti il Toro tendenzialmente è bello o bella, è sempre un fiore, no? O ti fa pensare alla natura. E poi tendenzialmente il Toro ama a modo suo, naturalmente, ama la famiglia in particolare, la famiglia, soprattutto i figli, per la continuità della vita, semplificando, i parenti e i figli. E poi il Toro di solito ha una buona salute. Venere è anche il corpo inteso come salute. Toro anche questo. Allora, se tenete conto di questi elementi, capite direttamente, in un modo semplice, praticamente ho già spiegato tutto in un certo senso, come sono come sono le relazioni, come sono gli aspetti. Perché se noi prendiamo, se voi avete, tu hai un trigono tra Giove e Venere, molto bello, questo riprende la struttura del Toro, i due pianeti si relazionano. Poi bisogna tenere conto che il fatto che poi ci sia una distanza, questo può sembrare, eventualmente qualcosa che indebolisce, no, la distanza rende tutto più da respiro alla relazione, quindi è bello che l'energia scorre così come l'acqua che saltella sui sassi di un fiume, scorre bene, e c'è un'apertura. E quindi Giove e Venere, che sono un trigono, è sempre molto buono, porta fortuna, porta bellezza. Se sei una donna, Venere ti dà bellezza, ti dà femminilità comunque, anche se sei un uomo, bellezza, salute, ti dà comunque, è una struttura, una configurazione che in sé rappresenta la fortuna. Poi è interessante andare a vedere in che punti si trovano questi pianeti, perché a dipendenza di questo capirai dove la fortuna
si esprime, insomma, è Giove nella seconda casa, beh, è la casa del denaro, quindi è lì che si esprime bene Giove, poi Venere si trova dall'altra parte. Fra un attimo devo spiegare proprio un oroscopo, sto spiegando questo perché ce l'ho in mente così, di una persona che ha Giove nella seconda casa e Venere nella sesta, che è quella sempre di terra, vergine, legata alla vergine, quindi c'è l'aspetto della vita quotidiana, il corpo immerso nella vita quotidiana, l'importanza del corpo che è illuminato da Giove. Poi naturalmente ci sono tante cose in questo oroscopo, anche contraddittorie e difficili, comunque lì bellissimo aspetto, che porta in luce tutto quello che ho spiegato prima. Questo succede anche se c'è un sestile, diciamo diminuito, un po' più leggero, meno forte, ma c'è pure, c'è un semisestile, 30 gradi, e poi, allora, questi sono gli aspetti positivi, bene o male funziona in questo modo, cioè, bene o male, funziona così, perché dico bene o male. Poi ci sono, se c'è un'opposizione, beh, è chiaro che c'è una frattura fra, questo l'ho visto anche poco tempo fa in un oroscopo di una ragazza che ha una Venere, tanto non sa, cioè se mi sente sa che lei, però tanto non si sa che ha una Venere nella nona casa, che è anche bella perché è in bilancia, ma Giove si trova in Capricorno ed è in conflitto, quindi manca fortuna, c'è un arrancare nel femminile, nell'espressione, poi lì bisogna vedere dove è nella nona casa, quindi insomma, poi assume vari significati, comunque c'è un arrancare nel femminile, c'è il fiato corto, no, in quanto nella donna. Certo, questo poi può essere anche, naturalmente, forse spero che da una parte che non mi senta, oppure insomma sì, perché comunque non sono dei discorsi nefasti, non vogliono essere nefasti, però è vero che se Giove contro Venere qualche problemuccio, diciamo così, fisico ce l'hai anche, perché insomma, comunque semplificando, non hai a tuo favore la fortuna da un punto di vista fisico. Poi la tua Venere che rappresenta il corpo potrebbe essere una posizione che comunque ti aiuta. Questa ragazza, se mi sta ascoltando, lei ha Venere nella casa del Sagittario, Sagittario è un segno forte, quindi insomma può resistere, però è vero che c'è uno scontro, quindi a volte manca l'energia fisica, viene a mancare qualcosa del corpo, viene a mancare appunto, dicevo, la femminilità, la fortuna della femminilità, e anche l'amore è messo in dubbio. Giove insomma non si espande nei confronti dell'amore, quindi l'amore naturalmente ci sarà, tutti abbiamo amore, tutti abbiamo tutto, però bisogna vedere in che misura, come, in che modalità. Giove contro non porta un'espressione particolarmente forte dell'amore, questo naturalmente con l'opposizione in modo particolare e anche con la quadratura 90 gradi. Poi se c'è la congiunzione Venere e Giove insieme, beh, congiunzione, bello, qui abbiamo proprio c'è la ricostruzione di quello che è il toro, poi si può trovare in Cancro, in Capricorno, in Gemelli, ovunque si trovi, però certo poi prende le caratteristiche del segno, ma rimanda sempre al mondo del toro, quindi ci sarà sempre qualcosa di floreale, fiorito, profumato, primaverile, qualcosa di vivo, una forza anche fisica, perché no? Certo, una bellezza in qualche misura ci deve pure essere, se si tratta di una donna, femminilità e amore, sentimento forte, lì c'è è tipico del toro. Chiaramente si potrebbe approfondire e ricordare anche che Giove può portare sempre anche a una certa esagerazione, e qui, cioè, il confine poi può essere, non è labile, ma c'è l'amore, ma a un certo punto sappiamo che spesso uno dice sì ti amo, ma è possesso. E ripeto, ritornando al discorso di prima, il possesso non è veramente amore. Ritorno al discorso della filosofia, lascia che scappi anche, no? Cioè, sta con te, cerchi sempre quella persona, ma allo stesso tempo ti sfugge, devi lasciare anche, che deve essere sempre anche un mistero, no? Non devi sapere chi è fino in fondo quella persona per poterla sempre amare. E l'amore così dura per sempre. Se non sai quella persona chi è fino in fondo, sarà sempre un mistero. Se non puoi averla davvero fino in fondo,
sarà sempre un mistero, sarà sempre interessante. Questo l'ho spiegato semplicemente, ma questa è psicoanalisi. E quindi Giove, diciamo, eventualmente il pericolo che stanno vicino così a Venere, e questo è quello che succede a volte anche nel Toro, c'è spesso il senso del possesso che fu per Alessandrino, come cantava Battiato. Ma questo succede soprattutto poi, tra l'altro, nei confronti dei figli, no? Perché i figli li hai fatti tu, no? Io sono tuo padre, ti ho fatto io, come ti ho fatto la mamma, come ti ho fatto ti disfo, no? Quella roba lì. C'è sempre un po' questo rischio nel Toro, eh? C'è. Poi ci sono dei tori ottimi, perché in realtà il Toro è il segno paterno, materno per eccellenza, quindi tendenzialmente tende ad essere un ottimo genitore, però c'è sempre la doppia faccia, c'è sempre la parte oscura. Beh, finisco qua sperando di essermi spiegato, ho saltellato un po' da un punto all'altro, però spero di essermi spiegato. Vi saluto, vi abbraccio e siate molto felici, alla prossima volta. Ciao!